La ricerca sul cancro a partire da un blocchetto di paraffina, l'istopatologia. L'istopatologia studia le alterazioni dei tessuti attraverso un esame istologico. Questo esame permette l'analisi macroscopica e microscopica delle caratteristiche del tessuto. Se combinata a tecniche biochimiche e immunologiche, consente di evidenziare molecole e componenti cellulari caratteristiche di una patologia. Ma come si esegue un esame istologico? Attraverso un lungo processo che conduce un pezzetto di tessuto umano fino all'osservazione dello stesso su un vetrino e una microscopia. Il campione è rappresentato da cellule, un reperto biottico operatorio. Esso viene fissato in formalina o fissativi a base alcolica. Questo previene la degradazione del materiale biologico, preserva la struttura e le molecole che si dovranno rilevare. Segue l'inclusione in paraffina che ha la finalità di conservare a lungo termine il tessuto e permette il taglio in sezioni istologiche. Questo blocchetto, simile a un mattoncino di cera che trattiene il tessuto, viene letteralmente affettato, come si fa col prosciutto, in fettine sottilissime, dell'ordine di 5-3 micrometri, dette sezioni istologiche. Queste poi saranno adagiate su un vetrino da microscopia. Sul vetrino la sezione di tessuto appare come una fettina sottile di cera biancastra rosastra che per essere osservata al microscopio necessita di colorazione mediante l'istochimica, l'immunoistochimica e l'immunofluorescenza. L'istochimica consiste nella colorazione delle sezioni con sostanze chimiche che, reagendo con altre sostanze chimiche presenti all'interno del tessuto o delle cellule, le colorano in modo differenziale. La colorazione può avvenire manualmente da parte di un operatore oppure in modo automatizzato attraverso coloratori. In questo modo, all'osservazione al microscopio, si avrà un'immagine variopinta a seconda della colorazione eseguita e della natura del campione stesso. Quindi sarà possibile, per esempio, riconoscere il nucleo da citoplasma della cellula, oppure carboidrati, o diversi tessuti, come per esempio il tessuto connettivo, o ancora i microorganismi, o altre strutture ancora diverse come i nervi. L'immunoistochimica combina tecniche istologiche, immunologiche e biochimiche per identificare componenti tessutali, cellulari, citoplasmatici e nucleari specifici mediante una reazione antigene-anticorpo. L'immunoistochimica e l'immunofluorescenza sono varianti della stessa tecnica che si basa sulla diversa visualizzazione dell'avvenuto riconoscimento di un antigene da parte di un anticorpo. L'immunoistochimica si basa su reazioni enzimatiche che si visualizzano tramite il microscopio ottico, mentre l'immunofluorescenza si basa su traccianti fluorescenti e si osserva tramite un microscopio a fluorescenza. Ma vediamo in che cosa consistono. Supponiamo di voler identificare una proteina specifica in un tessuto. Un anticorpo legato ad un enzima o una molecola fluorescente si può legare ad una proteina specifica in modo diretto o indiretto. In entrambi i casi la proteina sarà evidenziata, nel primo caso in colore marroncino, nel secondo caso in colore fluorescente. Al microscopio la proteina indagata appare colorata in marrone se è stata eseguita un'immunoistochimica. L'intensità della colorazione è proporzionale alla quantità di proteina presente nel campione. Poi si possono avere cellule non colorate, che non esprimono la proteina, poi colorazioni omogenee o eterogenee. Se si esegue un'immunofluorescenza, le immagini nell'insieme possono apparire come un'esposizione di quadri in un museo che appagherebbero l'occhio di qualunque visitatore, ma ancor più quello di un ricercatore che ha la possibilità di identificare nello spazio molteplici elementi cellulari nel contesto del tessuto e differenti componenti cellulari. Una variante delle tecniche di fluorescenza è l'ibridazione in situ, che identifica una sequenza di DNA che presenta anomalie, riarrangiamenti cromosomici, amplificazione di geni, che sono identificativi di una patologia tumorale. L'alterazione del DNA viene identificata attraverso una sonda fluorescente specifica. Il colore, la frequenza dei puntini e la loro intensità di fluorescenza indicano l'assenza o la presenza di alterazioni specifiche.